Ciao amici di YouTube, qui con voi Asciano e Pum. Oggi ragazzi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi non è un turno infrasettimanale, ma si gioca la prima partita di Coppa Italia, ottavi di finale, Stadio Maradona, Napoli-Frosinone. Oggi qui, questa sera, in compagnia di Chef Franco. Ciao ragazzi, 3-1. In compagnia di mio fratello Cristian. Ciao ragazzi, 2-1. E niente, vai giù. Forza Napoli, finalmente vediamo Lindstrom, vediamo Gaetano, vediamo Demme per la prima volta. Tanto turnover, però amma vince. E forza Napoli. Dai. Sulla partita della Sampdoria contro Valencia. Sì, è iniziata Napoli-Frosinone. Dai. Principe, dai. Ma pure su Lindstrom, adesso fa la differenza. 30 minuti, hanno fa la differenza. O sono a 70 panchina e con te con limonade, cavolo. E ti cambia via un fritto, tengo ancora un fritto gol. Però rispondimi. Rispondimi. Esci! Che esci! Fa una sola posizione. Ah, bravo, bravi. Bravo! Oh! No! Mannaccia miseria, stai segnando Lindstrom! Dai che se lo merita! Ma veramente se lo merita! Mannaccia miseria! Ti posso pure fatto un nervosismo che non gioca, Non gioca, non gioca! Bella palla! Vai! Io in oh! Dalla Simeone! No, ci verrà da palla! Ancora Simeone. Però gliela dai più forte, gliela devi dare. È proprio malissimo. Ma guarda com'è bella questa palla che ti ha dato Gaetano, ti. Chissà, vedi come sta camomilla, vedi. Grazie amore. A Wembley si gioca la finale di gioco. Oh! Mi ti dà mo. Il bulletto. Non guardi. Ma che ha fatto? Che mi sa bomba la rinda. Cioè che mette in mezzo. Forte. Andiamo, assolutamente. Ma tutta a Napoli. A Napoli. No, è meglio di fuori. No, ha parato, no. No, non ha parato. Guardiamo, dai. Dalla subito, dalla. Daggela. Ma che da, no. Oh, che da. Bravo. Ma c'ha la della merda sta palla. Dagliele prima. E dai, io ricordo. Ai accammusciamente. Mamma mia. E palle. Mamma mia. Ma è mai possibile se li giocano i titolari che si zanni qua. Dai. Compagno di squadra spagnolo delle olive. Chef, il congiolo come sta? Il ciao me l'ha mangiato le olive. Vai. Che ma è di chi? Ma è veloce, no? E ma non oh, so. Oh, ecco. Ma ecco. Signor. Subito il difensore del Frosinone subito ha cagato. Marusic Lautaro? Bravo, no, questo è peggio, questo dai, è bravo. Non fa piacere, si voglio un bravo, oh, l'abbiamo detto, dai, Simeone. Simeone. È giusto, dai. Bravo. No. E che c'è che sta valutazione del bar. Di cosa? Perché? Ma vaffanculo! Ma dai, brava! Ma dai! Con la mano. Ah, tocco con la mano di Lindstrom. Ma è qua! Ma che braccio questo? Sì, sto poco. Non mi fanno il posto di sempre sì. Ah, sto poco braccio, ma non si vede. Ma da qua. Calcio di punizione. Fallo, aiuto, cioè, di Lindstrom. Come vanno preso su da VAR. O fallo con una bocca, non ha tutto a preso. O ricordo quello Simeone, ma non mi fa nervosi, non mi fa nervosi che è tutto contro Napoli. Mi piace, ma ne è petto questo, ma quello braccio. Ragazzi, finisce il primo tempo tra Napoli, Frosinone, 0-0. Eravamo andati in vantaggio con Simeone, però giustamente è stato annullato per il fallo di mano di Lindstrom. Speriamo bene, secondo me a me sembra la fotocopia di Napoli-Cremonese dell'anno scorso. È stato un po' una noia questo primo tempo. Speriamo che almeno il secondo tempo ci divertiamo un po' di più. Però che partita mediocre, ha detto, è vero. È una partita mediocre, sì. Dai, una partita mediocre. Ci sta. Però, secondo tempo, possono cambiare le cose. Magari entra qualcuno. E niente, staremo a vedere. Ragazzi, inizia il secondo tempo. Amma vince. Vinciamo. Forza Napoli, dai. Bomba signà. Ah dai! Prima segna! Se segni Gaetano mi tagli capito a zero, ti giuro.
Ma non l'ha fatto vedere. Mediaset, Mediaset, la vuoi far vedere? Porca che troia! Tana, non puoi avere la produzione di chi? C'è! Ma ha tirato Mario lui! Ha tirato Mario lui, Paolo! Oh, maestro, maestro! Ha tirato bella, maestro! Io sapevo. Ma che cazzo, ragazzi, mi sembra la stessa storia. Ma io voglio uno con Mozza, con la Cremonese. Yeah, ma che cazzo. Stiamo giocando male. Non sfruttiamo le occasioni. Loro già loro mezza occasione, è dai, così. Che palle. È così. Allora non ci sta niente da fare, è quasi sempre che cambi uno. Cioè, i panchinari non possono giocare a Napoli. Ma di chi si può colpire adesso? Che gol lo angarrà? Ma di chi si può colpire all'area piccola, quindi davanti a un uomo che si posiziona solitamente in. Ma boh, Caio, suo zubato. Ma vedi, non viene come di chi, no? Non viene come. Ma come si chiullo? Non si chiullo tutti e vinti a rete. Aia, mi faccio io Frosinone. Che Frosinone, pure sai quando che va anche in aria. Allora, ragazzi, c'è una cosa. Ma proprio su Napoli, io spero che vinciamo. Ma proprio una delusione, proprio, decisamente. Che cazzo, io questa attesa da vincere. Ma proprio, dai. Occhi chiusi, non tutto rispetto allo Frosinone, che gioca bene, per amor di Dio. Però. Che cazzo. Una! Dai, giochiamo. Oh! Abito, ma quando asisco? No, non lo so. Io non lo so. Poter ricevere il pallone in quella zona di campo. Deve coprire. Di Lorenzo Sirone non li fa mai, ragazzi. Non li fa mai. L'ha fatto. Però io 2-0 in casa con Frosinone, cioè. Impeccabile! Il destro di Giuseppe Caso, seconda stagione con Frosinone. Grande protagonista della corso in serie di Cotone. Due palloni da Frosinone, se non ci fanno pure il terzo. Ma cazzo sei entrato sta partita? Ma veramente. Aradina capo. Ancora energie. Che tira? Accompagna Gelli, chiuso da Di Lorenzo, calcio di rigore. E mo vada scassato cazzo. Ma come ho su Di Lorenzo? Ma come stai qua? Non mettere su Di Lorenzo. Ma è una bella. Ma come ci facciamo se fa? Ma che figura sta facendo, dai. Mazzano, dove metti la mano dei capelli? Che tira di fronte a Collini. Destro centrale, i ragazzi terribili di Eusebio Di Francesco. Ma stasera non ti devo scuorno, non ti devo scuorno. Che conquista il... Stasera fatemi una buona nottata di scuorno stasera. 3-0 con Frosinone, in casa. Un rigore perfetto da parte di Chiesa. Cioè, ma i campioni d'Italia pigliano 3 palloni con Frosinone, non lo so. Non lo so. Un rigore perfetto questo, perché calciato in quel modo, boh, nel momento in cui il portiere battezza un angolo. 3-0 con Frosinone. Perfetto. 3-0. Non lo so. Per il Frosinone che dopo... Non eravamo a vincere questa partita perché eravamo a Roma con un bello morale, bello, 3 vittorie consecutive. La Coppa Italia è importante per noi, perché il campionato ce l'hanno ascoltato. La Coppa Italia è importante. E pigliamo 3 palloni con Frosinone. Oh mamma mia, voglio impensabile veramente, porca troia! 3 palloni abbiamo preso da questi!
Cioè, non lo so. Posso capire, perdono 1-0, ma no 3-0, ma no 3-0. Ma mo mettetevi bene in difesa. Cioè, boh, non lo so. Mi amate. No, non ci credo. Per un impensabile, impensabile, 0-4 a Rubì, 0-4 è crollato il Napoli. Ti devo scorni. È crollato mentalmente e quindi è ritornato indietro di qualche mese in una partita sola. Dopo che, come detto, aveva fatto bene nelle due partite con Cagliari e Braga, guarda che come molla. Quindi anche qua la scheria si ritorna. Nathan, è tuo! È tuo! Non ci arriva, lo botta. E molto bravo a lui a infilarsi al centrale difensivo. Mamma mia, che schifo! Finisce 0-4. Mamma mia, che schifo stasera! Un risultato totalmente imprevedibile. Mamma mia! Una vera pagina di storia scritta dal Frosinone di Eugenio Di Francesco, che aspetta ora la vincente di Juve Serenità. Mamma mia! Capisco uscire, ma così no. Caccia del suo staff con Di Lorenzo, che è il voto della delusione del Napoli, naturalmente anche tutto il popolo del Maradona. Ragazzi, io non so che dire, sto senza parole. Io mai mi sarei aspettato una partita del genere da Napoli, dove in casa perdavamo 4-0 con il Frosinone. Complimenti al Frosinone, che ha giocato una signor partita. Oggi fanno bene a fischiarli, perché veramente sono stati vergognosi in campo. Con tutto il rispetto per il Frosinone, ripeto, oggi 4 palloni non lo so, non si possono pigliare. Oggi 4-0 col Frosinone in casa non si può perdere. Col Frosinone, che è una neopromossa, ci è venuto a insegnare a calcio a Napoli. Io non so che cazzo accade nello spogliatoio a Napoli, vinciamo due partite, poi perdiamo. Non lo so che cazzo succede, oggi era da vincere sta partita. È successo di tutto, è successo tutto all'incontrario. Dobbiamo giocare a Roma sabato, non lo so come cazzo andiamo, con quale testa andiamo sabato a Roma. Non lo so. Forse è stato il turnover. Il grande turnover. Cazzo ridi, porca troia, andate in spogliatoi mo. Non lo so se è stato il troppo turnover, non lo so che cazzo è successo oggi. Non lo so. Vabbè. Ci vediamo in un prossimo video. Voglio, mi ha fatto una figura in merda. Una figura in merda oggi. Ti vedete che si cane a festeggiare? Non si capì 1-0. Poi si capì in coppia di culo. Poi si capì i supplementari. Vanno 4-0. Voglio. Ma con tutti i panchinari. Ma è brutto calci il pallo, no?